Oggi è una giornata meravigliosa, ma una tempesta è in arrivo da lontano e una bambina si è persa. Ci aiuti a trovarla? Che bella giornata, vero? Oh sì, Koali! Non mi muoverei da qui per nessun motivo al mondo! Sì, bere dal biberon mentre prendiamo il sole è fantastico! Sì, Cutie, il sole è meraviglioso! Lo sai che il sole è una stella? Ma le stelle si vedono solo di notte! Ma questa stella la puoi vedere solo di giorno! Wendy me l'ha detto! Mi ha anche detto che è una stella molto vecchia! Perché si è formata più di 4.000 milioni di anni fa! Wow! Non so nemmeno contare fino a 4.000 milioni! È impossibile! Ti ci vorrebbe una vita per contare 4.000 milioni! Buongiorno! Buongiorno, Lila! Ciao, Lady! Dove state andando? Andiamo al quartiere alato! Sì! Tuca e Nelly vi diranno il piano! Ci vediamo questo pomeriggio! Che mistero! Cosa succederà questo pomeriggio? Buongiorno! Lady ci ha detto che avete qualcosa da dirci! Sì! Questo pomeriggio faremo una festa al quartiere alato! E siete tutti invitati! Che bello! Ho il barbecue e faremo le verdure grigliate! E ho anche una jacuzzi! Wow! Sarà divertente! Prenderò dei fiori nel bosco! Anzi, vado a raccoglierli ora! Fantastico! A dopo! Siamo rimaste sole! No, ora arriva Patty! Che bella giornata, vero? Sì! Stavo per proporvi di fare un giro col mio caravan! No, Cutie! Un caravan! Che cos'è? Io lo so! Una casa con le ruote! Esatto! Volete fare un giro? Vediamo cosa trovo qui! Oh, Lulu! Cosa stai facendo in mezzo al bosco? Io raccolgo i fiori! Qui si trovano i più belli! Cosa dici? Non si metterà a piovere! A quattro ruote, come il mio skate. Ma non puoi dormire nel tuo skate. Questo è certo. Il letto in questa camera è super morbido. E non hai ancora visto lo scivolo. Adoro questa cucina. Questo caravan ha tutto. Camera da letto, scivolo, jacuzzi, cucina. È come una casa con le ruote. Wow! Voglio vivere qui! Arriva il temporale! Vediamo! Che bel caravan, Koali! Grazie, Bonnie! Oh no! Sta arrivando il temporale! Che succede? Lucy non è ancora tornata! Sicuramente si è spaventata! Deve essersi persa! Andiamo a cercarla! Vengo con voi! Andiamo col caravan! A tutta velocità! Tra le strade e foreste la nostra casa ha le ruote! Andiamo col caravan! A tutta velocità! E come prima cosa, Lucy dobbiamo salvare! Un'amica si è persa! Andiamo a trovarla! Un'amica si è persa! Tieni duro, Lucy! Vuole salire sul caravan? Siete venuti a salvarci! Con il caravan di Koali! Avevo tanta paura! E noi eravamo preoccupati! Oh, grazie per aver pensato a me! Siete delle vere amiche! Magia!
ci sono le bolle! Questo caravan ha tutto! Sì! Casa, macchina e jacuzzi! Magia! Che bella giornata, vero? Fantastica! È meraviglioso! E che belle decorazioni hai creato con i tuoi fiori, Lucy! Grazie! Possiamo unirci alla festa? Certo! Ma come ci avete trovati? Ce l'ha detto una piccola coccinella! Lulu, sei stata tu! Non immaginate quanto abbia piovuto nel bosco! È bello essere asciutti e al caldo! Posso provare la jacuzzi? Yuhu! E sono ancora bagnata! Vedrai come ti asciugherà in fretta al sole, Lucy! Oh sì! Come si sta bene qui! Oggi è un giorno speciale e Sasha ha preparato una festa! Arrivano tutti! Aprono i regali! A cosa assomiglia questa nuvola, Bonnie? A un uovo fritto? Ad una pecora! Non vale se le suggerisci la risposta, Lisa! Questa nuvola a cosa assomiglia? A un cuore! Non ne sbagli una! Bonnie! Cosa c'è, Sasha? Domani sarà un giorno speciale! Ah sì? Non ti ricordi la mia festa? Cosa hai detto? Niente, niente! A cosa assomiglia questa nuvola? Assomiglia a me! Ah, sono così nervosa! Per la festa di Sasha? È che non so cosa regalarle! È lei l'esperta! Lei adora fare i regali! Ciao Lala! Ciao Lady! Ciao Cori! Stiamo pensando ai regali per Sasha! Oh, è complicato! Dovremmo chiedere a Bonnie! Sicuramente Bonnie le ha scritto una bellissima poesia! Scrive così bene e si ricorda sempre di tutto! Sarà difficile! Forse dovremmo pensare a cosa ognuno di noi fa meglio, non credete? In questo caso, io potrei fare un trucco di magia e io rappresentare un'opera di marionette. Io posso renderla bellissima e profumata. Oh, io non so cosa regalarle. È molto difficile fare un regalo a Sasha. Oh, Sasha, ciao! Ciao! Nervosa? Domani sarà la tua festa. Abbiamo già preparato i tuoi regali. Sì, certo. Sicuramente anche Bonnie l'avrà già pronto. Bonnie l'ha dimenticato. Impossibile. Ti stai sbagliando? Sì, forse. Devo andare. Ci vediamo alla festa? O forse no? È un po' strana, vero? Un po'. Domani è la mia festa e i miei invitati, credi, mi regaleranno qualcosa? È vero, il miglior regalo è l'amicizia. E domani saranno alla festa con me. Cosa potrei chiedere di più? Sì, e domani sarà una bellissima giornata. Dobbiamo riposare. Andiamo, ti porto con Lady. Ho già i trucchi pronti per Sasha. Io mi sto esercitando con il trucco magico. Mi vestirò da mago. Lala, non preoccuparti, sarà fantastico. Guarda. Oh, le piacerà un sacco. È un trucco fantastico! Ne ho preparato un altro! Sì, Lulu, a Sasha piacerà il mio regalo! Renderò Sasha bellissima, vedrete! Se arriva prima di Bonnie! Ah, per un pelo non venivo! Ho scritto una canzone a Sasha! Una canzone? Ma tu sei la migliore a scrivere poesie! Per questo, non se lo aspetterà! Lisa dice che Sasha sta arrivando! Tutti pronti! Sorpresa! Grazie per essere venuti alla mia festa! E grazie, Lady, per il trattamento di bellezza! Di niente! Sasha, io ti ho preparato un trucco di magia! Quella è la mia borsa! Come ci sei riuscita? I maghi non rivelano mai i propri trucchi! Guarda, Sasha, io ho preparato uno spettacolo con le marionette! Troppo divertente! Io ho organizzato la festa con il mio portatile, palloncini, fiori e anche gli aperitivi! È tutto fantastico! Quanti regali! Bonnie, Lulu dice che hai preparato qualcosa di speciale! Sì, ecco qui!
per la festa di Sasha. Canterò una canzone, una poesia d'amor per toccarle il cuor. Bonnie, che canzone meravigliosa! E grazie a tutti per i regali, ma soprattutto per il tempo che mi avete dedicato. Ti vogliamo bene, Sasha! Anch'io! Grazie per essere degli amici così speciali! Fantasy Magic Tears! Wow! E questi regali? Li hai fatti tu, Sasha? No, non ho niente a che fare con questo! Che bello! Hai un sacco di regali! È fantastico! Non ho bisogno di altri regali! Il regalo più bello sono i miei amici! Hai ragione! Viva Sasha! Sasha! Oh, che emozioni! Vediamo cosa c'è in quelle scatole! Sì, c'è un regalo anche per voi! Mangiate, golosoni! Chi vuoi essere da grande? Le nostre amiche cercano di indovinarlo! Grazie per avermi invitato a casa tua, Nelly! Prego! Adoro le visite, Molly! A casa mia non ho tutte queste cose sui film! Vuoi diventare una regista? Spero di sì! Adoro raccogliere storie, registrare i miei amici, aggiungere la musica ai video e creare film che possiamo vedere tutti insieme! A me piacerebbe prendermi cura degli altri! Oh, veramente? Aiutarli quando sono raffreddati e aiutarli a non ammalarsi! Potresti essere una dottoressa quando sarai grande! Che bei gusti che hai, Lady! So moltissimo sulla moda! Voglio essere una truccatrice professionale di modelle e attrici! È un lavoro fantastico! Vuoi che ti trucchi? Sì, mi piacerebbe tanto! Un po' di colore qui, qualche sfumatura là, un po' di lucida labbra e... fatto! Guardati! Wow! È spettacolare! Sono super professionale! Però dovresti allenarti ancora un po'! Certo, più mi alleno, più sarò brava! Guardate quanto è bella la mia zucca! Wow, Golly, è meravigliosa la zucca che hai trasportato in carriola! Perché parli così? Mi sto allenando, cara amica contadina, perché voglio essere una rapper in carriera! È divertente! Ho inventato un gioco! Golly, Patty, volete giocare? Sì! Facendo dei gesti, rumori o descrivendo cosa fa, ci date tre opzioni e noi dobbiamo indovinare che professione è. Che cos'è una professione? È un lavoro che vorrei essere quando sarai grande. Ah, beh, io voglio essere una grande... Shh, non dirlo, dobbiamo indovinarlo. Ok, io lavoro la terra, coltivo cose che vengono mangiate e ci sono degli animali dove lavoro. È una mucca? Una mucca? La mucca può c'entrare, ma non è un lavoro. Vi do tre opzioni. Posso essere boscaiola, contadina o calciatrice. Boscaiola! No! Contadina? Sì! Io lo sapevo già. Vogliamo giocare anche noi? Certo, è il tuo turno, Nelly. Ehi, Lady, ti sei accorta che i tetti delle case nel quartiere alato brillano? Wow! È vero! Ma perché? Perché la cascata proviene dal mondo fantasy! E raggiunge il quartiere alato? Sì, siccome il fiume scorre attraverso il quartiere alato, anche le case brillano! E sono stupende! Ora è più chiaro! Grazie per la spiegazione! Di niente! Vado a vedere cosa stanno facendo gli altri! Io vado a cercare Lulu! Ehi, bimbe! Volete giocare ad indovinare le professioni? Vediamo se indovinate la mia! Spengo gli incendi e salvo i gattini sugli alberi! Vi do tre opzioni! Poliziotta, giardiniera o vigile del fuoco? Poliziotta! No, non è la poliziotta! Quindi è... il pompiere! Brava, Patty! Ora è il mio turno! Corro su ruote e faccio capriole! Vado da una parte all'altra col mio bel marsupio! Posso essere una pattinatrice, una ginnasta o una nuotatrice? Oh, non lo so! Ti
ti do un altro indizio. Guardami, pattinatrice. Sì, un punto per Golly. Aiuto, aiuto. Che succede, Lady? Lulu è intrappolata, ha bisogno di aiuto. Andiamo ad aiutarla. È intrappolata sotto ad un albero e pesa moltissimo. Ce la faremo se collaboriamo. Dobbiamo sollevare l'albero. Ora puoi uscire, Lulu. Sembra sia ferita. Mi serviranno delle bende e dei cerotti. Vado io, col mio skate sarò più veloce. Poveretta. Stai tranquilla, starei bene. Che velocità! Dammi la zampina e con un cerotto starai meglio. Sei guarita. Hai salvato Lulu! Grazie! Fantasy Magic Tears! Wow! Delle medaglie d'oro! E tutte ne hanno una! Tutte voi le meritate per il vostro straordinario lavoro! Quando saremo grandi, saremo delle fantastiche professioniste! Le migliori! E io vi farò tutte bellissime! Il mondo fantasy ha una visita. Chi sarà? Come sarà accolta? Che bella giornata! Ta-ta-ra-ta-ra-ta. Ciao, Katie! Che cosa fai? Ciao, Pinci! Sto andando in vacanza al mondo fantasy! Sì, Kitty! Suppongo lascerà qui la sua casetta. Potete prendervi cura di lei? Guardate, vi mostro tutto ciò che c'è da sapere. Katie viene in vacanza sulla montagna fantasy! Sì! Jessie, sono emozionata! Ma non è una bimba fantasy! E che problema c'è, Bruni? Non conosce le nostre usanze, i Dreamy! Beh, gliele mostreremo! Qui sopra c'è il bagno, c'è anche lo specchio e la doccia! È un bagno enorme! C'è una vasca, ma è meglio avere una doccia per non sprecare l'acqua! E c'è anche un ascensore? Sì, anche quello! E in cucina ci sono le stoviglie, il frigo e una sala da pranzo! Wow, ha proprio tutto! Wow, che bella casa, Katie! Hai proprio dei bei gusti! L'adoro! Pinci si prenderà cura di lei! Potresti aiutarla? Certo! Non preoccuparti, Katie! Ci prenderemo cura noi della tua casa! Sono così emozionata! Avrà tanto da raccontare! Cosa può raccontarci chi viene dalla valle? Non hanno poteri magici, giusto? No! Ma Katie sa molte cose sulla natura! Ogni bimba della valle è esperta in qualcosa! Dalle una possibilità, Bruni! Ok! Katie è arrivata! Sono già arrivata! Funzionano così i portali magici! In un attimo sei dove vuoi! Questo posto è incredibile! Adoro essere qui! Vedrai quanto è divertente la fontana! La fontana Magic Tears è vitale per il mondo fantasy! Dobbiamo prenderci cura di lei! Se si ferma, il nostro mondo sparisce! Sì, l'acqua è la chiave di... L'acqua è la chiave della montagna fantasy! E anche del nostro mondo, capisci? Inoltre, il nostro mondo sparisce anche se non usiamo i nostri poteri. Wow! E quali sono i vostri poteri? Beh, io ho il potere di... Io posso trasformare qualsiasi oggetto in un pretzel. Miam! Io trasformo gli oggetti in gelati. Le adoro. Io posso... Ho tanto da mostrarti. Ehi, mi interrompi ogni volta. Vieni, Katie, ti mostreremo tutto quanto. Se ne sono andate senza di me. C'è la torre cannocchiale. Da quella possiamo vedere tutto il mondo. Ehi, dov'è Bruni? Deve essere al grande albero. Ci siamo incontrate da Feli a mangiare un gelato. Oh sì, adoro i gelati a più gusti. Qual è il preferito di Bruni? Nuvole di zucchero. Sì, i gelati! Che gelato particolare. Di solito lo abbino ai pretzel. Preferisco abbinarlo al gelato. Sembra delizioso. Sono golosa. Katie, sei andata al cannocchiale. Voglio vedere la mia casa col cannocchiale. L'auto più veloce della valle e la più cool. Woohoo! Oh no! Fancy, la casa si sta allagando. Brum brum. Devo rimediare da sola. Super Pinci in soccorso! Per sistemare questo disastro! Andiamo! Gluc, 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 gluc.
per un pelo! Mi dispiace molto, ma devo andare! È una super emergenza! Cos'è successo? Niente, è tutto perfetto! E perché sei coperta di schiuma? Mi hai scoperta! La casa si è allagata perché volevo fare il bagno! Ma hai sistemato tutto da sola? Sì, esatto! Sono stata coraggiosa e l'ho sistemato! Scusa se non ti ho aiutata! Non preoccuparti! Facciamo una festa? Festa! Brum brum! Bruni, cosa è successo? Non l'abbiamo lasciata sola, Corny. Credevamo sarebbe venuta con noi. Sì, Rim, Bruni è nostra amica. E le staremo vicine. Ma vi siete dimenticate di me? Non ci dimenticheremo mai di te. Guarda! Se non fossimo amiche, ti avremmo portato questa nuvola di zucchero filato? È il mio gusto preferito! Grazie per aver pensato a me! Fantasy Magic Tears! Guardate! Sono cuori! E gelati! Il grande albero come ricompensa ci ha regalato frutti deliziosi per essere state gentili tra di noi! È un premio delizioso! Ma nulla è più buono del sapore dell'amicizia! L'hai assaggiata con un gelato? Sì, l'amicizia è ancora più deliziosa insieme al gelato! Delle strane creature hanno attraversato il portale Fantasy, ma chi sono? Dicono che nelle profondità del bosco delle lacrime misteriosi ci sono enormi mostri! Quanto sono grandi! È un mostro gigante! Sì, Dreamy, molto grandi! E dicono che un giorno hanno attraversato il portale magico e sono entrati nel nostro mondo! Non è possibile! Ho tanta paura! Ma è soltanto un racconto! Di cosa hai paura? E se diventa reale? Tina, tu puoi prevedere il futuro! Potrebbe accadere veramente! Dovrei chiedere alla mia sfera di cristallo! Non puoi prevedere il futuro senza la sfera? Beh, la mia sfera amplifica i miei poteri! Tu credi ai mostri? No, non ci credo! Posso guardare nella tua sfera di cristallo? Ma fai attenzione a non... farla cadere! Oh, Tina, mi dispiace tanto! Non preoccuparti, non è stata colpa tua. Speriamo non si sia rotta. Sono sicura di no. Oh, sfera di cristallo, mostraci i mostri, mostraci il portale. Vedo i mostri! Veramente? E come sono? Sono come... fantasmi oscuri. Non riesco a vederli bene. I nostri amici stanno aprendo un portale magico. Cuore alato, voglio andare dall'altro lato. Un passo di qui, un passo di là e il portale Fantasy comparirà! L'hanno attraversato, ma il portale è rimasto aperto! Oh no! Ora i mostri possono attraversarlo! L'hanno attraversato! Non lo so, non posso essere sicura! La mia sfera di cristallo non funziona bene! È Feli che urla! Forse ha bisogno di noi! Beh, sai che si spaventa molto facilmente! Sì, ma potrebbe essere una cosa seria! Chi lo sa? Pericolo! Mostri pericolosi nel mondo fantasy! Pericolo! Dovremmo affrontare i mostri! Oppure darcela a gambe! Ecco, io sono allergica a quasi tutto! Non credo che tu sia allergica ai mostri! Ecciu! Oh, beh, forse sì! Le allergie sono una cosa seria, sai? Ecciu! Dina, Feli, Rosie, abbiamo una soluzione! Sì, il mio piano è quello di scappare! Mi piace il piano! Beh, sono rimasta io! E anch'io! Ok, il piano è questo! Io trasformerò i fiori in gelati e con i gelati attrarremo i mostri! Non funzionerà! Non ci sono mostri e non mangiano il gelato! Guardateli con attenzione! La piccoletta è Lisa ed è un topino. Bambus è un pesce che nuota. E chi è il più lento? È Loti, una piccola tartaruga. Quindi i mostri sono in realtà animali. Sì, e non mangiano il gelato. No, sono troppo carini. Tu di più, Lulu.
voglio un pesce come migliore amico. Sapete che i pesci possono vivere solo in acqua? Attraverso le loro branchie respirano ossigeno. E anche se alcuni pensano che non dormono mai, in realtà lo fanno, tengono solo gli occhi aperti. Sai un sacco di cose, Connie. Io preferisco la tartaruga. Non mi morderà, vero? No, le tartarughe sono erbivori, mangiano le piante. Però possono mangiare vermi, lumache, insetti. Non ti mangerà! Sono così carini! Possiamo adottarli? Sì, tu sei il mio cucciolo preferito! Ciao! Rosie, sei allergica anche agli animali? Pare di sì! Ma sei sicura che siano gli animali? A quanto pare non è la tartaruga! E se ti avvicinassi al topino? Oh, non mi prude il naso! Quindi, forse sei allergica alle piante! Sì, questa mattina ho fatto una collana di fiori! Ciao, stiamo cercando 3 cuccioli! Avete visto un pesce, un topolino e una tartaruga? Un pesce come questo? Un topino e una tartaruga come queste? Sì! Eravate belli nascosti, eh? Sì, vi abbiamo cercati tanto! Eravamo così in pensiero! Non preoccuparti, ma penso che non giocheremo a nascondino per un po'. A proposito di sparizioni, dov'è Feli? È andata via così in fretta. Beh, spero riusciate a trovare presto la vostra amica. Tornate pure quando volete. Cerchiamo Feli. Feli! Sono andati via i mostri? Dove sei? Qui dentro. Che risate. Fantasy Magic Tears. Stai volando! Sto volando! Aspetta, vengo con te! Volare è divertentissimo! Sì, lo è!